Buongiorno a tutti e benvenuti a questo mio nuovo video che parlerà delle Olimpiadi di Rio 2016 che si svolgeranno appunto quest'estate. Questo, come vedete, è un percorso di circa un metro, vedete la mia grandezza del piede. E quindi noi diciamo che non possiamo correrci dentro, ma possono correrci dentro degli insetti. Quali tipo di insetti? Questi insetti, gli onischi, diremmo, diciamo che li conoscete tutti, eh? Quei rompiscatole che mangiano qualsiasi cosa dell'orto. Ok, bene, questa è una gara a tempo e quindi iniziamo, e qui abbiamo un cronometro appunto, e iniziamo a posizionare il nostro primo onisco. L'ho riscondato, ora prendiamo il cronometro, quando supererà quella linea facciamo partire. È partito il cronometro. Ok, diciamo che è quasi finita. Siamo a 14 secondi, 15, 16. E stop. Il primo 20 e 48. Scusate, devo riprenderlo. Prendiamo un altro disco. Quindi 20 e 48 il primo. Ecco qui il nostro secondo disco, siamo pronti a far ripartire il cronometro. E via. Questo va molto più veloce, siamo solo a 6 secondi. È molto più veloce. Infatti ci fermiamo a 15. Solo 15 secondi. Prendiamo al terzo e poi ci sarà il quarto. Siamo pronti con il terzo e anche il terzo è partito. E via. Siamo quasi alla fine. Anche questo è a 14 secondi, 15, non è il vincitore. Perché è arrivato addirittura al 18, 18, vabbè, sicuramente. Secondo me il vincitore è il secondo che ha fatto un tempo di 15 secondi. Bene, ora prendiamo il nostro ultimo disco. Scusate, ok, è partito. Ok, siamo così alla fine, stop. Bene. Questo unisco ha fatto un tempo di, aspetta, 15 e 37, l'altro l'ho fatto 15 e 12, mi sembra. Quindi direi proprio che il secondo ha vinto. Bene, io farei un altro video sulle Olimpiadi, ma non sulla corsa, ma su qualcos'altro. Non so, sul nuoto, perché questi insetti appunto sono crostacei, crostacei di terra. Noi li chiamiamo porcellini di terra, ma il loro vero nome scientifico è onisco. Quindi direi che possiamo anche fargli fare un'immersione da sub, diciamo. Quindi nel prossimo video farò, diciamo, una gara di nuoto. Solo se vedo abbastanza visualizzazioni sotto questo video.